Sono trascorsi, giusto 30 anni, dal primo scudetto del Napoli e tra i grandi protagonisti di quella meravigliosa cavalcata azzurra c'era un roccioso difensore valdanese. Ci riferiamo ovviamente a Giuseppe Bruscolotti da Sassano, che è stato un pilastro di quella squadra e che oggi è a Napoli con tutti gli altri ex suoi compagni di squadra, ma senza Maradona, per sfilare tra le strade di Napoli. Bruscolotti, nato nel paese delle orchidee, è poi cresciuto calcisticamente nella Pollese con Gerardo Ritorto, indimenticato politico valdanese, presidente di quella compagine, suo grande estimatore. Una data particolare, che corona un sogno lungo 16 anni. Basta andare a vedere quello che sono le immagini della città, dello stadio, e uno già capisce quelle che è stata quella giornata. Perché quella giornata è tutto un discorso. E per la città, insomma, erano 60 anni di storia. E invece il suo rapporto con Maradona? Ma il rapporto è compagno di squadra, amico, come lo era con tanti altri, come il gruppo era coeso, compatto. E le posso chiedere come vede il Napoli fra qualche anno? Spero di vederlo bene, speriamo che riesce a dimezzare, cioè a ridurre questa differenza. Secondo voi cosa manca? È difficile dire manca questo, manca quell'altro, perché è una questione di gruppo. Bisogna viverle anche dall'interno per capire, per giudicare.